Nel metodo autobiografico creativo, l'arte plastico-pittorica, il movimento, la danza, la musica e la drammatizzazione diventano dei modi privilegiati per iniziare il percorso alla scoperta di se stessi, in quanto rappresentano una modalità delicata, creativa al contempo giocosa di approcciarsi al proprio mondo interiore. Si tratta di una modalità anche rispettosa dei tempi individuali di ciascuno, che consente di inoltrarsi nella propria zona d'ombra con gradualità e fino al punto in cui la persona è pronta a fare in quel momento. I mezzi creativi accompagnano la persona al momento centrale e fondamentale del metodo, che è la scrittura della fiaba autobiografica. E anche in questa fase rappresentano una sorta di medium. Grazie all'espediente della fiaba, la persona ripercorre il filo della propria vita, il percorso fatto fino a quel momento, con un'altra luce, con maggior consapevolezza, e traendo da essa degli strumenti con cui poter affrontare in futuro eventuali difficoltà ed ostacoli. Il metodo autobiografico creativo favorisce il processo di autoconsapevolezza, che è il primo e importante passo per l'acquisizione dell'intelligenza emotiva. Saper riconoscere le proprie emozioni, saper viverle, saper esprimerle e gestire in modo adeguato. Non è un'esperienza individuale quella, ma è un viaggio condiviso in cui la persona non è sola, ma fa parte di un gruppo che sostiene, un gruppo con cui condividere le proprie scoperte, un gruppo a cui mostrarsi e da cui essere riconosciuti. Il metodo autobiografico creativo trova applicazione nei contesti di crescita e formazione personale, in quanto sapere ascoltare e comprendere le proprie emozioni rende la persona capace di sapere anche ascoltare e comprendere le emozioni degli altri. Quindi aumenta l'empatia, migliora il proprio modo di relazionarsi e di comunicare. Un importante ambito di applicazione è sicuramente il contesto scolastico, e fin dalla scuola primaria, con dei percorsi rivolti sia agli studenti che al corpo docente.